Problemi è elaborare idee e soluzioni per costruire insieme quella che viene definita la prossima Valtaro. Ecco, su questo tema verte proprio l'incontro che un gruppo di amici di Borgotaro, ma non solo, ha deciso di organizzare per sabato prossimo in sala Embriani a Borgotaro alle ore 17. Voi vi aspettate un pubblico che ovviamente parli e sia coinvolto, no, in questa discussione? Assolutamente. Prossima Valtaro, l'incontro Prossima Valtaro nasce da un'idea appunto di un gruppo di ragazzi che, dopo un incontro avvenuto ad Albaretto sulla fusione dei comuni, ha sentito la necessità di aprire un confronto, un dibattito, una discussione che coinvolgesse i cittadini e anche le amministrazioni su quello che è la prospettiva della Valtaro, la prospettiva futura della Valtaro, partendo proprio da questo tema che è quello del riordino territoriale. L'incontro di sabato infatti partirà proprio da questo tema che abbiamo visto nelle ultime settimane, molto caldo, perché appunto nasce da quella che poi è stata l'approvazione della legge regionale sul riordino territoriale. E proprio per questo avremo tra gli interventi quello del consigliere regionale Gabriele Ferrari, che ci illustrerà un po' le linee guida di questa legge, visto che lui è stato, diciamo, protagonista dell'approvazione di questa legge. E avremo anche l'intervento del sindaco di Monchio e del vice sindaco di Palanzano, che sono due comuni che stanno in qualche modo ragionando sulla possibilità di una fusione. E avremo però, visto che vogliamo appunto sviscerare un po' quello che è questo tema che è molto caldo, avremo anche l'intervento del dottor Giorgi, che è stato coprogettista insieme all'Università di Parma di uno studio di fattibilità che riguardava la fusione tra Polesine e Zibello, una fusione che non è andata a buon fine. Quindi diciamo che questo è un po' diciamo l'argomento preminente dell'iniziativa. Ma proprio perché appunto con questi amici, questi ragazzi, vorremmo insomma iniziare un percorso di discussione su quello che appunto è la prospettiva della Valtaro futura, avremo poi uno spazio, dedicheremo lo spazio finale dell'incontro a quella che noi chiamiamo, a quella che noi abbiamo ribattezzato un po' le prossime idee. Quindi lasceremo al pubblico la possibilità di proporre idee e temi che secondo loro sono importanti in prospettiva futura per la Valtaro. E da questi temi poi noi speriamo di organizzare e di strutturare incontri futuri, magari anche in giro per la valle, in modo da, diciamo, coinvolgere appunto i cittadini in quello che dovrebbe essere, insomma, il futuro, la costruzione del futuro dei nostri territori. Con un futuro, diciamo, che però non tanti ci credono più, no? C'è un po' di disaffezione. Cosa dire alle persone affinché partecipino a questo e sicuramente la disaffezione e la disillusione sono dei sentimenti dominanti tra i cittadini di questa valle e non solo. Quello che mi sento di dire è che sicuramente se non c'è un coinvolgimento da parte di tutti noi nelle scelte, ma anche nelle proposte per appunto in qualche modo sopperire a quelli che sono i problemi e le prospettive che non sono certo rose nel nostro futuro, dico, se non c'è un coinvolgimento da parte di tutti noi, sicuramente difficilmente riusciremo a venirne fuori. Quindi più siamo, più idee possiamo proporre, più soluzioni efficaci potremo trovare per restituire una speranza, soprattutto poi alle giovani generazioni che vogliono rimanere in queste bellissime terre e che vogliono appunto continuare a vivere e a creare un futuro nelle nostre valli.